non ho mai investito sul disegno, non pensavo di diventare un illustratore o di poter guadagnare qualcosa col mio lavoro di illustratore. Dopodiché ho scoperto che meno pensavo al disegno come lavoro e più il disegno usciva spontaneo. E io lavoravo quasi sempre di notte, di sera, finito il lavoro, arrivavo a casa. Il disegno è una cosa che non mi stanca, per cui anche se sono a fine giornata hai sempre la forza di poter fare qualche disegno, qualche schizzo. La passione del disegno poi l'ho mescolata in un secondo momento con quello che avevo imparato all'Accademia. Io ho fatto istituto d'arte, ho fatto l'Accademia d'arte, per cui i miei studi sono fortemente accademici, fortemente incentrati sulla pittura. Ricordo di aver. Il primo giorno che sono entrato in accademia, l'insegnante ci ha detto: ok, sceglietevi un artista del Novecento, stategli attaccato, rifate le sue linee e poi seguite il flusso, andate avanti, rifate la sua storia e poi vedete dove vi porta la vostra ricerca. E quindi ricordo che i primi anni ho seguito Van Gogh, ho seguito Matisse, ho seguito Picasso, ho cercato di capire quelle linee lì. E quando fai una cosa, sicuramente la apprendi di più che studiarla su un libro. Quindi solo col fare riesci davvero a interiorizzare quello che vedi. E quindi ho visto la prima volta un video di Picasso al lavoro dietro un vetro disegnare un toro ed è ipnotizzante vedere la velocità e la semplicità con cui tira quelle linee. E così ho detto, boh, voglio provare anch'io a rifare tante volte quelle linee fin quando non arriva quella spontaneità, quella fluidità di tratto. E così la sera, di notte, senza nessun giudizio, perché non avevo né scadenze né altro, ho cominciato a rifare tutti quelli che erano gli artisti che mi hanno sempre in qualche modo ispirato. E lì mi è venuto comodo i miei studi accademici. Ho ringraziato tutti gli artisti che mi hanno fatto conoscere, perché ho in qualche modo collegato il passato al presente, alla mia esperienza, e questo ha generato di me non un artista, ma uno che semplicemente ringrazia dei grandi maestri di quello che hanno fatto e cerca di proseguire in qualche modo il loro percorso. Non essendo partito come lavoro, ma essendo partito come divertimento, come passione, lo stile è arrivato quando ho smesso di cercare uno stile. Io ricordo il giorno che ho detto basta, non voglio più cercare di disegnare in un modo per cui riconoscono quel tratto fatto in quella maniera lì. Basta, voglio disegnare come quando parli al telefono, quindi sei distratto, quello che ti esce è quello che sei te. Se poi tu sei onesto con te stesso e riesci a venire fuori, bene, se no, no, cioè non è detto che tu hai uno stile riconoscibile, accettalo così com'è. Se lo costruisci a tavolino, dopo un po' di tempo si vede, e quindi quello stile lì non regge. Adesso sto riscoprendo un po' più il piacere del bianco e nero fatto in una certa maniera, ma il colore è venuto dopo. Le prime volte che ho cominciato a fare delle tele, ero in fissa con il suprematismo, quindi con l'arte russa. Casualmente mi viene voglia di dipingere, avevo una tela e avevo solamente tre colori, il bianco, il nero e il rosso. Quindi ho detto, perfetto, tu uso questi, questo diventerà il mio marchio. E sono quelle le cose che ti imponi in maniera stupida. Non mi appartiene questa cosa del colore. E quindi ho abbandonato tutti questi schemi, è per quello che mi sono avvicinato ai movimenti che mi hanno influenzato come il futurismo, come il cubismo, e quindi abbandonando tutti quegli schemi, allora prendi poi più coscienza di quelle che sono le cose che veramente hai imparato. Copiare una persona viva che è ancora in cammino è inseguire uno che sta correndo più veloce di te, non lo sorpassi mai. Se non sei onesto. Sono umanocentrico, nei miei lavori se non metto un personaggio che in qualche modo certe volte penso sia un po' la mia presenza all'interno del quadro, per dire ok, ci sono. Nonostante adoro l'astrattismo e mi è arrivato di ritorno, sono un po' un astrattista di seconda generazione, però ci devo mettere dentro una persona che le guarda. Probabilmente quella persona che interagisce con quelle forme sono io. E questo è molto sincero, cioè è molto me stesso. Non riuscirei mai a fare un quadro con una forma geometrica e basta. Davanti all'arte astratta ci poniamo sempre un po' in inferiorità perché non riesci a tradurla o se hai in mente qualche cosa pensi sia sbagliato. Dici, beh, cosa vuol dire l'artista con questo? Non è il discorso di cosa vuol dire l'artista.
l'arte deve darci delle idee. Una forma semplice, se dall'altra parte trova una mente aperta, può scaturire mille idee. Se trova una mente chiusa, trova un punto interrogativo. E quindi, boh, non so quale sia l'interpretazione di questo quadro. Mi piace farlo anche nei manifesti e nei lavori che faccio proprio commerciali, quindi lavori, di lasciare, di non dire tutto, ma di lasciare un margine di completamento alla persona che guarda, perché è il sale. Ogni persona è diversa, ogni persona ha un vissuto diverso e ogni persona completa il mio lavoro in maniera differente. Questo è eccezionale perché non, il tuo lavoro non è mai chiuso, non dice mai una cosa lapidaria, lascia il finale aperto e il finale lo mette chi guarda. Diventa parte attiva del lavoro che faccio, così l'arte crea dei legami. Il paesaggio influenza tanto, nel senso che io vengo da Alessandria e quindi una zona solcata da importantissimi ciclisti, e nonostante io non vada in bicicletta, lo dico apertamente, tutti me lo chiedono, ah, disegni andando in bici? No, ho una bicicletta dove la uso veramente per andare in piazza a prendere il caffè, a fare giusto la spesa, ma basta. Però forse essendo questa terra di ciclisti lo senti questo influsso, vedi questi gruppi di ciclisti che attraversano la campagna, la collina. In realtà l'episodio chiave è successo un Natale in cui guardavo un documentario su Coppi e mi affascinò il fatto che inquadravano Coppi solamente il viso di profilo, non si vedeva la bicicletta, si vedeva solo quest'uomo dai tratti duri ma da uno sguardo fantastico, uno sguardo veramente, leggevi la fatica ma la semplicità di un uomo nato veramente in un paesino di 50 anime. E subito dopo aver visto questo filmato ho provato a fare questo profilo di Coppi e penso che da lì è nato poi tutto questo filone della bicicletta, che appunto è nato da un viso, non dalla bicicletta, per cui non mi interessa la tecnica, mi interessa la fatica, la polvere, la pedalata, diciamo che mi piace esteticamente l'uomo sulla bicicletta, ecco, costruisce una struttura e una macchina perfetta. Il rombo della bicicletta e le gambe in movimento del ciclista sono un'opera futurista quasi. Sì, questa esperienza del viaggio che abbiamo fatto per un anno in realtà era nata in seguito al mio matrimonio. Abbiamo detto facciamo un viaggio di nozze e l'idea di fare un viaggio di nozze è normale come tutti. 3 mesi in un paradiso, torni con la sabbia sotto le unghie, con la voglia di tornarci, però forse non ti lascia niente. E così ho deciso, beh, facciamo così, prendiamo solo un biglietto di andata, facciamo un anno e vediamo cosa ci porta questo viaggio. E siamo finiti a Cardiff, in Galles, dove ci sono 4-5 pecore per abitante, quindi ci sono più pecore che persone, per vedere come cambiava il mio modo di lavorare cambiando geograficamente posizione. E quindi mi immaginavo lavorare seduto su un plaid, sul parco, o in un bar, o in un pub, insomma, poter lavorare ovunque. Non l'ho mai fatto, lavorare in giro ho capito che è una cosa, è un'idea. Purtroppo in giro puoi prendere spunti, quindi posso dire di non aver lavorato ma di aver riempito tanti taccuini, quello sì. E uso il taccuino quasi come una macchina fotografica, quindi sono felicissimo di fare questi viaggi, non di lavorare in viaggio ma di prendere solamente gli spunti che servono e poi quando ritorno in studio, nel mio ufficio, nel mio atelier, allora lì è il momento di creare qualche cosa. Adoro tutto il discorso di Kettering sull'arte per tutti. Lui ha passato tantissimi anni a disegnare negli spazi neri della metropolitana, la gente si fermava, parlava con lui e lui in qualche modo lasciava a loro spille, magliette, e facendo così ha creato una rete di persone che indossando queste magliette in qualche modo si riconosceva come una tribù, svincolato dalle gallerie, svincolato dal circuito dell'arte costosa, chiusa a se stessa. E quello e il manifesto sono due supporti che adoro proprio per la loro democraticità. Adoro la maglietta come supporto per la stessa ragione per cui adoro il poster, perché chiunque può vedere una maglietta, anzi è ancora più intima, perché se il poster è appeso a un muro, è attaccato a un muro e chi passa di lì lo vede e ne fruisce, la maglietta viene scelta da chi la indossa, quindi già fa un'operazione di scelta e vuole quella maglietta lì precisamente, e poi le persone che incontra
questo il soggetto che indossa questa maglietta in qualche modo ha un rapporto più intimo con il disegno, è esattamente sotto la faccia, quindi in qualche modo una seconda faccia del soggetto che la indossa, quindi questa cosa qui mi piace tantissimo.